Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo con una luce naturale. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, anzi penso proprio sia il video sconti definitivo per Nintendo Switch. Questo perché rispetto ai video che faccio di solito su questo argomento ho veramente esagerato. Siamo partiti da Deku Deals, ma non ci siamo limitati a vedere quali sono i migliori sconti del momento, ma siamo andati anche a fare dei controlli incrociati, vedendo innanzitutto le recensioni dei porting per Switch e poi confrontando i prezzi con gli altri store digitali come il PlayStation Plus e Steam, così da essere sicuri proprio di non buttare neanche un centesimo. Quindi se siete riusciti a risparmiare qualcosa, mi raccomando, reinvestite tutto nella conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Tra l'altro questo video l'abbiamo appena registrato in live e devo ringraziare tantissimo tutti quelli che si sono presentati in chat per darmi una mano in questa ricerca molto approfondita, e soprattutto grazie a Otogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Mi rifiuto di introdurre nuovamente Deku Deals, perché se non l'avete mai visto significa che siete nuovi sul canale e in questo caso vergognatevi. E niente, è un tool potentissimo per farsi un'idea di cosa c'è in sconto al momento su eShop senza impazzire dietro un'interfaccia che è proprio insensata, e insomma è un tool potentissimo e si evita di andare direttamente sull'eShop perché l'eShop fa schifo, scatta, non si capisce niente, è difficile cercare una singola cosa, figuriamoci rovistare tra migliaia di titoli in sconto. Allora, in questo caso andremo di hottest deals, ovvero gli affari più caldi del momento, quelli che insomma sono più meritevoli di essere presi in considerazione, li filtriamo ulteriormente togliendo dall'equazione le copie fisiche e mettendo soltanto i new lowest price, ovvero i prezzi più bassi di sempre, i nuovi prezzi più bassi di sempre. Così abbiamo una panoramica effettiva su quelli che sono i nuovi sconti, così non mi ripeto rispetto ai giochi che vi consiglio ogni volta. Questa volta andremo molto più lenti, quindi probabilmente riusciremo a fare una pagina, forse due, anche perché c'è parecchia roba interessante. Ma bando alle ciance. Allora, Monster Hunter Rise a 9,99, prezzo più basso di sempre. C'è da dire che il gioco ultimamente è spesso in sconto, è sceso anche sotto i 16 euro, ma la prima volta scende sotto i 9. L'unica cosa che uno potrebbe controllare, effettivamente sotto i 10 euro non c'è mai sceso, di sicuro la versione fisica non costa meno di 10 euro. La cosa che si può controllare è vedere se magari è in sconto anche su PlayStation Store. Allora c'è il Sunbreak a 29,99. Che comprende sia la versione base che l'espansione. Beh, se volete risparmiare un po' sul pacchetto completo e spendere solo 29,99, forse conviene prenderlo per PlayStation. Se intanto vi sconfinfera solo la versione base, potete tranquillamente, e volete spendere il meno possibile, potete andare direttamente di eShop con 9,99. Alla fine è un gioco ottimizzato meglio sicuramente su PlayStation, però questo non lo conosco minimamente. Everspace Stellar Edition, Metacritic del 78, vediamo solo una cosa, la recensione su Switch 8 su 10 su Nintendo Life, simulatore tattico, anzi no, proprio simulatore di volo, ammazza, per essere Switch c'ho pure una bella grafica. Gratifying Space Combat, un roguelite che dà dipendenza, e le performance sulla console Nintendo sono ottime. Ah, questo potrebbe essere un acquisto interessante, ragazzi, se vi piace il genere. Sinceramente non l'ho mai sentito nominare, però c'è da dire che molto spesso va in sconto. Costa di solito 39, è sceso a 9,99, adesso sta a 7,99, insomma, si può fare. Holy Holy World, questo è stra interessante, 9,89, prezzo più basso di sempre, sceso rispetto ai 15. Io ho sempre giocato i primi due Holy Holy, che in realtà però erano i platform simile Endless Runner, per modo di dire. Anzi, ricordavano più i Trials Fusion, mentre l'Holy Holy World dovrebbe essere proprio più un platform e open world addirittura. Ne ho sentito parlare un gran bene, sotto i 10 euro, guardate che è fattibilissimo, se non fosse che mi sembra fosse stato proprio offerto all'interno del Plus Premium, o Extra o Premium, non ricordo, e molto spesso in sconto. Secondo me su PlayStation o su Steam si trova tranquillamente più o meno allo stesso prezzo. Certo, non è un gioco che a livello di ottimizzazione vi richiede chissà quale che hardware, quindi si può tranquillamente utilizzare anche su Switch, non dovrebbero esserci problemi. No, ecco, la versione base però sta a 29,99 su PlayStation, quindi si risparmia parecchio adesso, anche se la RAD Edition sta a
15 euro praticamente. Mentre, sì, ok, la Rad Edition, che comprende anche DLC, 15 euro, è lo stesso prezzo che c'è anche su PlayStation e immagino quindi anche su Steam. Vediamo. No, mazza, costa 45 euro su Steam. Quindi per ora o PlayStation o Deku Deals. Io vi consiglio di provarlo, guardatevi un po' di gameplay di questo gioco perché è potenzialmente stra interessante. I primi due erano difficilissimi ma molto intriganti. Questo ci aggiunge pure tutta una componente narrativa che potrebbe non essere affatto male. Allora, poi abbiamo Curse of the Dead Gods, mai visto, 5,99, spesso in sconto. Prima volta che però scendiamo sotto gli 8 euro. Genere action adventure. Ah, avrei detto che era un RPG, vedi? Ok, è praticamente un clonazzo di Hades. Insomma, dicono che come clonazzo non è affatto male. Questo potrebbe essere interessante. Come punti negativi però c'ha che può essere un po' ripetitivo a volte e un po' troppo facile per essere un roguelite. Oh, perché no? Comunque, belle visual, quindi su Switch gira bene. E poi vabbè c'è quel loop di gameplay tipico dei roguelite, no? Dove avanzi sempre un passettino alla volta, che dà proprio assuefazione. Insomma, se vi siete incastrati con Hades e non sapete più cosa giocare aspettando Hades 2, questo Curse of the Dead Gods potrebbe essere un'ottima alternativa. Vedete, questo per esempio non lo conoscevo minimamente. The Outer Worlds, prezzo più basso di sempre, minchia ragazzi, ormai proprio il prezzo base è stato tagliato a metà. E è un bel RPG, però fermi tutti, questo ve lo dico sempre, su Switch le performance erano disastrose. Non so se sono state risolte con qualche patch, però io non lo giocherei assolutamente su Switch, anche perché secondo me se lo cerchiamo sul PlayStation Store, no, 29,99, prezzo pieno, a meno che però questo bundle approvato che ci ha spendete un po' di più, però avete la versione con tutti i DLC e in più una versione che non va a due frame al secondo. Boh, io fossi in voi la preferirei. Ace Attorney Trilogy, questo non penso, è la prima volta che va in sconto, attenzione, se lo stavate aspettando al barco. Tra l'altro è la Apollo Justice Trilogy, quindi dovrebbero essere, questa dovrebbe essere la seconda trilogia, se non sbaglio. Interessante, beh, come avventura grafica è leggendaria, quella di Ace Attorney, è continuata nel tempo, è arrivata anche su 3DS e poi da un po' di tempo che stanno facendo queste collection che raccolgono tutto quanto a colpi di due o tre titoli. Ci può stare, vediamo per curiosità se sconto anche su... Allora, abbiamo il Turnabout Collection, addirittura del 67%, questo dovrebbe raccogliere gli spin-off che prima erano usciti solo in Giappone e poi anche la prima trilogia, credo. Infatti c'è The Great Ace Attorney Chronicles, che è quello, lo spin-off che prima era uscito tanto in Giappone, ambientato infatti nel Giappone feudale, e poi la prima trilogia, quella di Phoenix Wright Ace Attorney. Chissà se su Switch questo qua è in sconto, vediamo. Sì, è in sconto anche su Switch, bene. Oppure Phantom Detective. Vabbè ragazzi, praticamente Capcom ha scontato tutto quanto insieme e su tutte quante le piattaforme, quindi è un po' indifferente dove potete giocarlo. Certo, magari è più in continuità poterselo giocare in portabilità per richiamare i tempi del DS, a meno che non siete dei matti e vi fate la PlayStation Portal per giocare in portabilità Ace Attorney in streaming. Vabbè, sarebbe veramente una follia. Bugsnax, tanta roba ragazzi, tantissima roba. Vabbè, gioco di cui avevamo parlato già la volta scorsa, ci avevamo già detti che va spesso in sconto, infatti è così. La versione Switch però c'aveva dei problemi tecnici, quindi io fossi in voi, non lo so, eviterei questa versione. Invece di questo sono curiosissimo di scoprire di più, perché di Slime Rancher ho sempre sentito parlare un gran bene. Questa è la Portable Edition, quindi dovrebbe essere un'edizione pensata apposta per i device portatili, e quindi per Switch, sostanzialmente. Va spesso in sconto, però è la prima volta che sta sotto i 10 euro, perché sta a 8,39 euro. Vediamoci un attimo al volo, così per curiosità, le recensioni che dicono. Attenzione, 8 su 10. Excellent gameplay loop, ok. Ah, performance solide, perfetto. Invece i contro sono che il backtracking è un po' un dito, dove sapete voi. E poi c'è il variable frame rate. Vabbè, insomma, chi se ne frega. Quindi su Switch è giocabile. Beh, sotto i 10 euro ci si può iniziare a fare un pensiero. Si scoprono anche cose nuove. Questo Umurangi. Umurangi Generation Special Edition. Prezzo più basso di sempre. Abbassato del 90%, da 20 arriviamo a 2 euro. Uno sconto così non si era mai visto.
First Person Photography Game in the Retro Future. Oh, un'avventura fotografica in prima persona ambientata in un retro futuro. Che sembra un po' una supercazzola, anche se in realtà ho capito che tipo di gioco è. Vediamoci un attimo un gameplay ozzo, sono curioso. Grafica low poly in stile PlayStation 1. Ma vi posso dire, sembra stra intrigante. Alla fine è il gameplay loop è lo stesso di Toem, però abbiamo una visuale in prima persona, ci sono gli obiettivi da fare. La grafica, ecco, sembra Jet Set Radio, bellissimo. 2 euro, questo basta, ho deciso, questo si compra. Grande Kama che suggerisce in live, questo lo riportiamo poi nel video completo, visto che si sta parlando di voracciate. Per gli utenti Prime si può riscattare gratuitamente Fallout 76 su Prime Gaming, per chi fosse interessato e per chi non lo sapesse. Dai, ora qualcuno in più lo saprà. Grazie mille per la segnalazione. Soundfall, rhythm game, ma va spesso in sconto, 5,99, è ancora un po' tantino, 16 ore in longevità, oddio, forse non è un rhythm game. Dungeon crawler a base di musica dal ritmo incalzante, che combina meccaniche da looter shooter con un gameplay rhythm based. Oddio no, sono tutte le cose su cui sono proprio una pippa clamorosa, quindi non potrò mai giocarci. Però insomma è un po' un Crypt of the Necrodancer, però vediamo graficamente come è messo questo Soundfall. Ragazzi, solitamente non bisogna mai basarsi sul numero, io mi guardo al volo le recensioni giusto per vedere se ci sono problemi tecnici, poi se uno vuole approfondire, se è incuriosito dal titolo, si legge bene la recensione, si vede un po' di gameplay eccetera eccetera. Allora, i cons, i punti a sfavore sono il ritmo e l'azione spesso entrano in conflitto e poi c'è una bassa varietà di nemici, ok. Ottima soundtrack, tanta rigiocabilità, e poi tra i pro, elementi RPG e sistema di loot. Vabbè, non so, è un tratto identitario, non è un pro, però vabbè, dipende. Graficamente però non mi fa impazzire, Mi aspettavo qualcosa un po' più in pixel art. Soundfall 5,99, ulteriore risparmio se siete iscritti al PlayStation Plus, quindi magari potreste considerare di prenderlo su PlayStation. Poi Beyond a Steel Sky. Questo, infatti di questo vi ho già parlato nel video scorso, però è la prima volta che scendiamo sotto i 10 euro, siamo proprio là, 9,99. A questo punto, perché no, se vi piacciono le avventure grafiche di una volta. Ok, è un seguito diretto del titolo del 1994, acclamato dalla critica, Beneath a Steel Sky, che ricrea la sua profondità e fascino per i giocatori del XXI secolo. Mi ricorda un po' Broken Sword 3, madonna, la grafica non si può vedere, c'è un sacco di aliasing, come dicevo io da giovane. Forse si dice ancora così. Non lo so, se siete in crisi di astinenza da avventure grafiche, perché no? Sotto i 10 euro. Poi abbiamo Digimon Survive, gioco di cui vi ho raccontato la tristissima storia, che però è in sconto al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, ok? Di questo gioco vi ho raccontato la tristissima storia nell'ultimo video dedicato al collezionismo dei giochi fisici su Nintendo Switch. Titolo che era diventato raro, ho tenuto sealed per non so quanto tempo, poi l'hanno ristampato, l'ho aperto e non ci ho giocato. Non vale più assolutamente nulla. Su eShop sta a 14,99, su PlayStation Store 12,49, prezzo più basso di sempre. C'è da dire questa cosa, che forse un'avventura grafica del genere, che potenzialmente dura una trentina di ore, me la giocherei più volentieri in portatile, quindi se proprio voglio giocarmi sto titolo Digimon, spenderei 2 oretti in più e me lo giocherei su Switch. Tornerà in sconto. Poi, Lego Marvel Super Heroes 2, attenzione, questo sarà su PlayStation infatti, è in sconto su PlayStation, su eShop sta a prezzo pieno. Porca miseria, ragazzi. Questa fa male sul serio, fa male sul serio. Però si vedono, insomma, qualche compromesso si vede. E praticamente hanno inserito un effetto sfocatura nelle aree più basse, che abbassa tantissimo la qualità. Probabilmente si riferiscono al fatto che la risoluzione è adattiva e scende di brutto nei momenti più complessi da gestire. E ci sono un po' di stutter anche nelle cutscene. Vabbè ragazzi, giocatelo su PlayStation, guardate sta foto. Abbiamo notato un po' di... non si vede niente. Tanto costa circa... 90% in meno su PlayStation Store, compratelo là, datemi retta. Allora, Grapple Dog, la foto mi incuriosisce.
3,98€ regalato. Exhilarating 2D pixel art platformer. Vediamo un attimo qualche recensione. 3,98€, ragazzi, questi sono i giochi che mi piacciono di più in assoluto. 14,99€ su Steam. Attenzione. Questi veramente hanno sviluppato un platform nel 2002 per Game Boy Advance basato su David Beckham. Si chiamava Go Go Beckham Adventure on Soccer Island, che è come Go Go Hackman. Bellissimo. E questa è una sorta di seguito spirituale. 9 su 10, minchia. Forse un po' troppo facile. 3,98€, ragazzi, vediamoci un attimo un video di gameplay. Bello, bello, oddio, queste cose mi fanno impazzire. Ma Go Go Beckham, Go Go Beckham è una figata, ragazzi, è geniale. Questo è proprio un platformino da scoppiare su Switch, ragazzi, ci sta tutto. Per me questo secondo acquisto, ve lo dico. Grand Mountain Adventure, pure questo Metacritic 81. Ma quanti giochi non conosciamo, ragazzi? Oddio, non sia niente male per i fan degli sport estremi. Benissimo. Non so che gioco mi ricorda questa visuale. Però porca miseria, pure questo sembra interessante. Sembra uscito dall'era PS2, è vero. Però stilisticamente ci sta, lo sai. E mi ricordo un altro gioco che adottava una visuale simile per la prospettiva. Pochi giochi riescono a trasmettere con questa efficacia l'atmosfera e le sensazioni tipiche delle discese sulla neve ed è impressionante notare come questo risultato venga raggiunto da Grand Mountain Adventure Wonderlands, senza ricorrere alla potenza della grafica fotorealistica ma con scelte estetiche attentamente ponderate. Contro il prezzo è piuttosto elevato, adesso in sconto, diciamo che uno dei contro se n'è andato. Beh, sembra interessante però, molto interessante. Teniamolo d'occhio questo, Luca, scritto così, mi fa volare. 2,99, sarà un'avventura grafica? Media altissima, 79 su Metacritic, 8 su 10. Chicchetta? Chicchetta pure questa? Madonna che stile grafico assurdo. Ma cosa c'entra con questa copertina? Non c'entra assolutamente niente. Spartan Visual Approach. Che cosa particolare, mamma mia. RPG a tutti gli effetti. Vediamoci un attimo un video perché questo qua mi incuriosisce. Che roba strana, mamma mia. No, un hack and slash. Mi ha colpito, Non me l'aspettavo. Dalla copertina sembra veramente uno shovelware, quindi... Trombone Champ, ragazzi! È la seconda volta che va in sconto, però questa volta è ancora più scontato. 6,86. Dovevano fare 6,66, sarebbe stato perfetto. Bellissimo, bellissimo. Da, secondo me questo, a parte gli scherzi, al di là del meme, è uno di quei giochi potenzialmente molto divertenti. È quello che con il Joy-Con simuli il trombone. Questo è veramente poti assurdo. Ci sta. Tra l'altro è esclusiva Nintendo eShop, da comprare assolutamente. Slime Sun, altro gioco con super valutazioni. 0,99, vabbè, regalato. Un capolavoro in miniatura. 9 su 10, mai sentito. Niente, dicono pure questo c'è uno stile grafico particolare, ma sotto sotto spacca di brutto. Dovrebbe essere alla Super Meat Boy, un platform bello cazzuto. I controlli sono reattivi, gli ambienti sono variegati e ti catturano lo sguardo. E sebbene ci siano stati platform simili in passato, Slime Sun mette insieme così tanti elementi differenti in un'esperienza fatta proprio curata a puntino, che merita un posto tra i migliori del genere. Bene, vi ho fatto scoprire un altro gioco dove buttare gli sordi. Cos'è Happy Game? Oh, è Diamanita Design! Grandissimi, quelli di Machinarium, Epic Game. Di questo non so niente, ma compratelo a prescindere, bellissimo. Guardate che quelli di Amanita Design sono dei grandi. Questo Epic Game mi sfugge, cioè non sapevo neanche fosse uscito. Tra l'altro c'è tutto il catalogo in offerta. Anche Pilgrims non ho mai giocato, sono rimasto indietrissimo io. Vediamo soltanto come è stato accolto dalla critica. È del 2021, ma quindi è uscito da un bel po'. Votoni, votoni, votoni. Ragazzi, questo potrebbe essere interessante. Anche Pilgrims, infatti, è sempre loro. Mi interessa questo post-void, poi ci avviciniamo verso la conclusione. Bisogna fare veramente un episodio 2, ragazzi. 1,64€ per post-void. È un mix di tutti i first-person shooter degli albori. Danno priorità alla velocità più di ogni altra cosa. Questa è da epilessia pura. C'è solo da capire se su Switch gira bene. Oddio, non dovrebbe essere un gioco così esoso. Interessante, anche questo da tenere d'occhio. Alla fine poi sono questi i titoli che mi interessano di più quando sono in sconto. Lasciate perdere il titolone, ma è scoprire queste cose pagandole 1€, che secondo me sono le cose che ti danno più soddisfazione in assoluto.
se questo appuntamento vi è interessato, possiamo anche ripeterlo più volte, ragazzi, e spezzarlo in più puntate, perché ci abbiamo messo quasi un'ora a fare solo la prima pagina e immagino che anche la seconda nasconda tantissime cose interessanti, tra cui ci sta lui, ragazzi. Abbiamo Balatro, che è ancora full price su PlayStation Store, mentre su eShop sta a 12,59. Io sono troppo curioso di provarlo. Ed è un roguelike a tema poker. Io a poker sono una pippa, non ci ho mai capito niente, tra l'altro non so bluffare, quindi è il gioco che non fa per me dal vivo. Però ne ho sentito parlare strabene e dicono sia proprio la nuova droga videoludica del 2024. Mi piacerebbe tanto provarlo. Ero indeciso di prenderlo su PlayStation Store e magari giocarmelo su Portal, però attenzione, ho letto che gli achievement, i trofei sono impossibili. In caso quello per me potrebbe essere un valore aggiunto. Però nel momento in cui so che sono impossibili, secondo me mi prende pure un po' a male. Quindi non lo so. Forse preferisco giocarlo senza trofei. 2,50 euro di sconto. Balatro si prende, ragazzi. Balatro si prende. Più o meno ne parlano come parlavano di Vampire Survivors. Perché ci sono praticamente questi Joker che ti danno ti modificano le proprietà delle carte, insomma succedono dei casini assurdi. Però ho letto che è pure assuefazione, non so praticamente nulla. Però primo sconto, sarebbe figo vederlo sotto i 10 euro, però è uscito da pochissimo, un mese, un paio di mesi. Arriverà presto su mobile, ecco, questo potrebbe essere il motivo per cui aspettare un pochino. Giusto questo, se magari sto tipo di giochi preferite avercelo sul cellulare, potrebbe valere la pena aspettare ancora un po'. Però fossi in voi, insomma, lo prenderei in considerazione. Non esiste edizione fisica. Ecco, Penny's Big Breakaway. Scontato adesso solo su Nintendo eShop. Platform che voglio troppo provare, porca miseria. Che mi ferma soltanto la cosa della possibile edizione fisica. Però è la prima volta che va in sconto. Questo è interessante. E rispetto ai 29,99, 19,79 è tutta un'altra cosa. So che il gioco non è proprio ottimizzato da Dio, non solo su Switch ma anche su PlayStation, quindi diciamo che la realizzazione tecnica magari non è il punto forte del gioco, però si tratta di un platform 3D fatto dagli autori di Sonic Mania, che però si cimentano per la prima volta in un platform in tre dimensioni e dicono sia proprio figo, nonostante qualche imprecisione, imperfezione, eccetera, eccetera. Da amante del genere, anche questo non me lo vorrei far scappare, però costa tantino, è quello, però non costa più 30 euro. Il Metacritic è basso perché l'hanno criticato principalmente per la realizzazione tecnica, da quanto ho capito. Però è uno di quei giochi che se vai a chiedere ai super infogliati di questa determinata nicchia ti dicono che è un capolavoro. Tutti gli altri magari che non si appassionano così tanto ai platform vedono prima i difetti e poi dopo ragionano con gli occhi del cuore. Cheat. Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Anche la scelta di un approccio zen invece della spettacolarizzazione parossistica degli sport invernali è un elemento caratterizzante di grande fascino. Cioè hanno scritto parossistica e non hanno messo l'accento sulla E. Che crazy.